Sebastiano mi ha chiamato dicendomi che gli era morta la macchina, non funzionava più, e mi chiedeva di andare a prenderlo. Più mi chiamava con insistenza, più io mi agitavo. A quel punto ho chiamato un mio amico, che è un autotrasportatore. Gli ho detto: «Fammi una cortesia, c'è una persona sotto il ponte, non è che riusciresti a tirarlo, a trainarlo?» Questo mio amico è andato e dopo mi ha richiamato per dirmi: «Ma cosa mi hai mandato a fare? Sono arrivato lì e il tuo amico era seduto su una staccionata». In pratica, quando il mio amico è arrivato, lui è salito in macchina ed è partito. Non ha avuto bisogno di assistenza. Il racconto che avete appena ascoltato è stato fornito da un testimone e coinvolge nuovamente Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovic. Liliana, pensionata, è scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e il suo corpo è stato ritrovato in un boschetto il 5 gennaio 2022. Le circostanze esatte della sua morte rimangono ancora sconosciute. Recentemente il suo corpo è stato esumato nell'ambito di un'inchiesta aggiuntiva volta a chiarire le circostanze del decesso: omicidio, suicidio o incidente con occultamento di cadavere. Tutte le possibilità sono ancora aperte. L'elemento costante in questa tragica vicenda sono i continui cambiamenti di versione da parte del marito e i suoi comportamenti sospetti. L'ultima anomalia, particolarmente inquietante, è stata rivelata da un'albergatrice che conosceva sia lui che la moglie, poiché spesso alloggiavano nel suo hotel. La donna ha raccontato cosa Visintin le ha detto il 18 o il 19 dicembre 2021, pochi giorni dopo la sparizione della moglie. A quel tempo il cadavere non era ancora stato trovato e mentre parlava al telefono con l'albergatrice ha pronunciato queste parole: «È stato un incidente». Cosa voleva dire Sebastiano con quelle parole? 6 mesi dopo la testimone ha cercato di ottenere spiegazioni su quella frase ambigua, ma lui non ha reagito bene. Lo ha raccontato la donna. Ha battuto il palmo contro il tavolo ed è andato via. In tale occasione erano presenti i miei familiari, che mi hanno detto che avevo esagerato. Allora sono uscita e gli ho parlato. Lui mi ha detto che la storia dell'incidente dipendeva dal fatto che non si ricordava niente di quei giorni e che era in stato confusionale. Gli ho rinfacciato di dire in giro che non litigava mai con Liliana e allora lui ha ammesso che negli ultimi 6 mesi non la riconosceva più. Ma la testimone, come già accennato, ha riportato un altro episodio singolare. Lo ha fatto durante una delle recenti puntate di Chi l'ha visto. Un giorno, Sebastiano la contattò in cerca di aiuto. Si era trovato in difficoltà con l'auto bloccata sotto un ponte e le chiese di raggiungerlo. Poiché quel ponte si trovava vicino alla residenza dell'albergatrice, per rispetto della sua privacy non menzioneremo il luogo esatto. La donna, spaventata, non si recò di persona ma inviò un amico in suo soccorso. Tuttavia, quando Sebastiano lo vide, avviò l'auto e se ne andò via. Evidentemente la sua auto non era bloccata e non aveva bisogno di assistenza. Allora perché aveva chiamato l'albergatrice? Qual era il suo intento? Questo è uno dei motivi per cui la testimone ha deciso di parlare solo ora, oltre 2 anni dopo la morte della sua amica. Non si fidava di parlare prima. Visintin nega tutte le accuse. Non è la prima volta che il suo nome è associato a incidenti stradali. La sera del 30 dicembre 2021, il pensionato chiamò la vicina di casa Gabriella, chiedendo se possedesse una corda o un cavo. Ne aveva bisogno per tirare fuori dall'impiccio l'auto del figlio, bloccata e rimasta impantanata vicino a un canale. Successivamente si è scoperto che la stessa richiesta era stata fatta a un amico che vive a 100 km di distanza da Trieste. Perché chiedere un aiuto a una persona così lontana quando avrebbe potuto chiamare il soccorso stradale? Ciò avrebbe comportato ore di attesa. Gli investigatori hanno scoperto che quella sera i telefoni di Visintin e di suo figlio hanno registrato gli stessi movimenti. Quindi, anche se Sebastiano potrebbe effettivamente aver assistito suo figlio, le circostanze delle richieste di aiuto risultano piuttosto incoerenti. Un mistero dietro l'altro.